Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco veramente molto particolare. Infatti, torniamo a giocare, a calcare le lande del VR, del VR, con Rogue Escape. So che avete gradito, apprezzato molto il gioco Nautic Role. Beh, sappiate che è fatto dagli stessi sviluppatori, quindi il gioco sarà pressoché simile, se non che con un po' più di immersività. La prima cosa che dobbiamo fare adesso è andare a cercare di scegliere la lingua italiana, in qualche modo ci provo. Ah, devo ruotare, ok, lingua italiana, confermo. Menu principale. Ultimo comunicato, ascensore per le scuderie reali. Insomma, se vi ricordate nel primo gioco fuggivamo all'interno di questo mezzo, insomma. Una delle particolarità che... Ops, che succede? Una delle particolarità di questo gioco è che prevedono la room scale, che io purtroppo non ho, anche se ho uno spazio piuttosto ampio. Adesso non so se qui mi funzionerà il limite, insomma, della stanza, me la mostrerà, però insomma dovrei avere una stanza, ecco, come potete vedere, abbastanza ampia per poter fare la room scale. Vediamo un attimino se, perché non vedo menu adesso dove è possibile magari selezionare qualche funzione particolare, quali impostazioni, opzioni e cose varie, per magari muoversi con gli stick, però vabbè, adesso siamo. Clicchiamo, menu montacarichi, sequenza di riavvio, inserita sequenza di comando sospetta, esattare il menu. Minchia. Allora, cerchiamo di capire come funziona. Allora, sequenza di riavvio. Sinistra, destra, sinistra. Ok. Sinistra, destra, sinistra. Sinistra, destra, destra. Sinistra, sinistra. In sintesi, non riusciamo a far ripartire sta cosa e proviamo ad andare via così, in questo modo. Non so. Ah, ok, quindi abbiamo tentato un quarto d'ora, ma in realtà bisognava andare di qua. Va bene. Vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare qua. Allora, che spettacolo, ragazzi. Non so neanche dove sono perché sto andando addosso. Allora, quindi dice sinistra, destra, sinistra, tasto. Allora, sinistra, destra, sinistra, tasto. Ok, qui c'è qualche tasto da premere? No. Allora, sinistra, destra. Sinistra, destra, sinistra. Boh. E poi c'è quel simbolo lì. Vabbè, proviamo. Vediamo. Quindi, sinistra, destra, sinistra, tasto. Ok. Ma io ho messo in italiano, vabbè. Uno a perire per uno che risale. Il faro ti attende. Oh, che cacchio. Allora, sto camminando, non sto, mi sto muovendo con gli stick, sto proprio giusto anche per capire e recensire in modo corretto questo gioco perché dovete avere un minimo di spazio. Io adesso lo spazio, non dico che lo sto finendo perché un po' ce n'è. Però date un'occhiata, guardate sotto se la vedete la zona dove io ho agito, quindi va abbastanza bene però. Quindi devo collegarlo qui. No, è molto interessante sta cosa. Allora, praticamente io collego qui e questo lo collego qui. Ok, non so cosa ho fatto, ma va bene. Mamma mia, che spettacolo! Magari stiamo raggiungendo uno di quei mezzi lì e magari ne guideremo anche uno. Spettacolo. Ipotizzo, magari non è un mezzo, non lo so, è la prima volta che sono qui.
La musica è bellissima. Vediamo un po'. Ah, aspettate che magari riesco ad accedere alle opzioni e fare qualcosa. Possiamo lanciare un nuovo Nautical Hall. No. Ma qua continua. Ah no, ok. Siamo arrivati. Lancia un nuovo Nautical Hall. Ok. Oddio, questo è il Nautical Hall, quello che abbiamo visto nell'altro gameplay, è lui, non mi ricordo una ceppa. Vediamo un attimo. Ok, allora, scusate che ho il filo dietro le scatole. Allora, ci saranno delle istruzioni da qualche parte. Qua c'è. Ok, cerchiamo di capirci qualcosa. Ci sono anche un sacco di indicatori lì sopra. Qua c'è una cosa, qua. C'è un tasto da premere che probabilmente apre questo pannello, lì c'è un indicatore, questo sembra un tasto. Ok, questo è una bella cosa perché ci permette di metterci all'altezza che preferiamo. Ok, allora, cerchiamo, prima che ci becchi qualcuno, cerchiamo di capire. Oh, aspetta un po'. C'è un tablet? Ok. Allora, questa è la tuta che dovremmo indossare. Allora, uno di otto. La leva. Una leva fatta così per accendere il tutto. Dove cavolo è? Lì c'è il periscopio. Una leva fatta così che sia. Non è quella. Vediamo un attimo. Non è neanche questa, immagino. No, perché lì copre un tasto. Allora, la leva dell'interruttore generale. Vediamo un po' cosa dice dopo. Ok, quindi lo so che state andando in scimmia. Lo so. Allora, cerchiamo. Aspettiamo un attimo e vediamo di capire quale cacchio è sta leva per accendere. Non so neanche da che parte si è girato sta plancia di comando, ma. Ah, mannaggia, se lo mollo torna lì. Ok. Servirebbe anche una torcia per fare un po' di luce e capire dove caspita è questa leva. Vediamo un attimo se c'è qualcosa di qua. No, è bellissimo sto posto. E poi se lo guardo, non so se voi rende l'idea, ma mi abbaglia. Allora, comunque sì, direi che il requisito principale è un room scale, quindi una stanza parecchio grande, insomma, in sintesi. Possiamo andare su. Eccola lì, si mischiava in mezzo. Aspettate che mi alzo così riesco a tirarla. Ok, leva l'abbiamo tirata. Si inizia ad accendere. Quella è l'energia residua. Poi dobbiamo guardare quel pannello lì. Dobbiamo tirare la prima e la terza. Quindi aspettate che mi alzo. Una e due. Scusate. Ok, una e due. Non so cosa sia successo, ma c'è una leva così. Questa con un tasto. Dobbiamo metterlo su full. Quale dei due? Quale sarà di questi? Questo immagino. No. Si è spenta anche la luce. Perché? Cavolo ho fatto? Ho acceso. Cos'è una dinamo per accendere la batteria? Per dargli un po' di carica? Un po' a caso. Cacchio è sta roba? Bisogna accendere il motore.
Si è spento il motore. Allora, abbiamo acceso le spie giuste, adesso dovrebbero riaccendersi. Ok, quelle lì sono giuste. Ok, abbiamo acceso. Ah no, aspetta, quella. Quella è quella. E sono d'accordo. Anche l'ultima, è vero, è vero, è vero. Scusate. Quindi erano, aspettate che rigiro la manovella. E anche l'ultima lì. Oh, è giusto, adesso è giusto. Poi. Che cacchio vuol dire sta roba? Ah, eccolo qua per accenderlo. Si è acceso? È acceso? Ok, si è acceso. Ah, quello dovrebbe essere per andare in velocità e va messo più o meno. No, non credo sia quello, ma. Vabbè, andrebbe messo qui. Ok. Ok, adesso riesco a capire. C'è un giro di altre cose in alto e va attivata quella vicino a un indicatore. Cacchio, ce ne sono veramente tantissimi qua, non riesco proprio a distinguerle. Mannaggia, c'è un simbolo con una sorta di grafico, non riesco a capire. Motore spento, batteria non in carica, accensione motore, motore avviato, batteria connessa al motore, potenza motore 76, perfetto. Dovrebbe esserci un grafico, ma non riesco a capire dove. Quello? Ah no, ok, questo è il periscopio, lo lasciamo lì dov'è. Mannaggia, non riesco proprio a capire. C'è una sorta di cosa così. Boh. Questo? Sì. Quindi potenza. Deve essere una generazione fatta in questo modo. E poi il diamante. Non lo so, non so cosa sto facendo, ma io a sto punto attivo tutto. Queste sono. Cosa sono? Delle luci, ma chi se ne frega? Queste cosa sono? Sono di bellezza? No. No, stavo facendo qualcosa qua. Ok, vabbè. Vedete che ci stiamo girando? Ah! No, questo? Cristallo non montato. Ok, è vero, ci manca il cristallo. Ma il cristallo dove cacchio è? Adesso. Guardate che chiudo questo, onde evitare di spegnere il motore accidentalmente. Questo cos'è? Il cristallo dov'è? Questo? Deposito. Dove sono i fusibili quelli? No, non me lo fa apparire. Ah, ok, questo confermo. Vediamo se c'è sale. Ok, non abbiamo niente. Questo?
No, questo è il Netuk, non ci interessa. Mannaggia, qua non ci arrivo perché ho davanti un ostacolo. Crystal Tower. Ok. Ah, questo è lo scarico. Lo scarico, ok. Ma io non so dov'è il cristallo, mannaggia. Fatemi un po' vedere cosa c'è. Vado su. Ah, mi cambia la visuale. Ok, niente, no, non mi interessa. Mannaggia, mi serve il cristallo. Quelli dovrebbero essere i due serbatoi di carburante. Ok, è fi una figata quanto riesca a riconoscere le cose dallo scorso, ma non ho proprio idea di dove sia sto maledetto cristallo. Note. Punti di campo. Trasmissione radio in entrata in attesa. Ma schiscia. Attenzione a tutte le unità. Rilevato accesso non autorizzato alle scuderie reali. Il fuggitivo non è un pilota addestrato. Torturate chi non possiede un'analitica valida. Ok, il cristallo non so cosa serva, ma ce ne andiamo lo stesso. Ah, già, è vero. Il passo. Cristallo magari non ce l'abbiamo nemmeno. Dobbiamo scaricare il calore. Che allarme c'è? Livello calore troppo alto. Ok, no, niente, dai, ci siamo. Gira. Oddio, ci sono delle porte qua. Ok. Allora. Abbiamo. Ignora. Dobbiamo usare la Nethook qui. Ok, agganciamo quella sorta di porta lì. Ok, connesso Netbook. Cacchio, c'è la batteria che sta andando. In attesa di input dell'utente. Apri cancello. Cancello aperto. Ok. Abbiamo aperto il cancello. Via. Non ci avrete mai. È uno spettacolo. Abbiamo le batterie a zero. Abbiamo bisogno di ricaricare le batterie. Calore alto. Ok, carburante in riserva. Passiamo al secondo serbatoio. Ci sono un sacco di porte aperte qua, quindi andiamo di là. Cos'è quello? C'è qualcuno che ci sta scansionando? Usciamo.
che vi lascio. No, dai, forse. No, no, no. Sono tutte porte chiuse, mannaggia. Dai, andiamo di là, allora, chi se ne frega, dai, come va, va. Integrità scafo 89%, andiamo, dai. C'è qualcuno lì? No, non possiamo uscire da qua. Dobbiamo trovare un altro posto dove andare. Di qua. È chiuso? No, dai, non è chiuso lì. Sì, è tutto chiuso. Carburante è finito. Dovevamo accedere al deposito, ma vabbè. Sa che stiamo tornando indietro, ma ormai la nostra vita è quasi finita. Vediamo se magari siamo fortunati. Eh sì, siamo tornati indietro. Vabbè, carburante finito, motore spento, serbatoio vuoto. Possiamo tentare di riavviarlo, però abbiamo spento praticamente tutto. Ormai dobbiamo convincerci che siamo morti. Possiamo riavviarlo a manovella, caricare un po' la batteria così, ma non c'è carburante. No, mi spiace, ragazzi. Mi sono divertito, eh. Abbiamo fatto un po' di minchiate, abbiamo fatto un po' di cose. Che non so cos'è sta roba. Possiamo dare un'occhiata a cosa c'è di qua, ma direi che non c'è praticamente niente. Sto anche uscendo dalla mia area di gioco. Direi che siamo praticamente morti. Bellissimo, ragazzi. Rogue Escape, fatto veramente bene. Purtroppo il VR non è accessibile a tutti, nel senso che non tutti hanno. Non è tanto un problema di costo, perché non è. È un discorso di spazio. Spazio e potenza PC. È un peccato perché comunque giochi di questo tipo. E soprattutto questi simulatori, insomma, spaziali, cose varie, uniti anche agli shooter, sono la cosa per cui vale la pena. Poi i minigiochi, minchiate varie, lasciano il tempo che trovano. L'immersività che dà una cosa del genere, con tutte queste cose, agire come se fosse reale, dà veramente una soddisfazione immensa. Un applauso agli sviluppatori, autori anche di Nauticable, gioco bellissimo pure lui. Ragazzi, io vi saluto perché purtroppo qua siamo praticamente morti. Non possiamo muoverci manco a batteria, quindi. Niente, se trovassi l'autodistruzione lo farei. Appena accelero, si spegne tutto. Avevamo forse un po' di carburante di là. No. Vabbè, ora ragazzi, è finita. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.